Buongiorno ragazze, io arrivo da una settimana di influenza, nonostante siano passati circa 10 giorni, continuo a star non benissimo, come sentirete dalla voce, ma tutto bene. Allora, questo è il look di oggi, come vedete sono un po' sbattuta perché insomma mi ha un po' debilitato questa influenza, per cui sono un po' palliduccia, nonostante abbia fatto il mio solito trucco, ma purtroppo la faccia è quella che è, anzi in realtà mi sa che adesso mi andrò a mettere un pochino più di blush, che almeno mi dà un po' un tocco. Sulle labbra ho il numero 15 di Maybelline, ovviamente, e all'orecchio ho questi orecchini fatti con la tecnica del Sautage che mi aveva mandato una di voi un po' di tempo fa, ma onestamente in questo momento non ricordo, insomma, il suo brand, per cui se mi stai guardando scrivimi così almeno ti cito da qualche parte. Il punto luce che in realtà non ci sta benissimo perché ho gli accessori più sul dorato, ma vabbè lo lascio e vi faccio vedere il look di oggi. Questo è il look di oggi. Allora, sopra sono andata su un classicone nero, quindi maglia, maniche lunghe nera, molto sottile, e sopra maglioncino girocollo nero in lana, cioè proprio super semplice. Sotto questa mini, che è un tipo di gonna che non è mia abitudine utilizzare, è particolare perché appunto sopra è in ecopelle, sotto invece in questo tessuto simil Chanel sul rosso bianco ed è di Bershka. Non so, mi piaceva molto la fantasia e insomma è fatta così. Poi sotto ho dei collant, credo di Ted Zenis, penso 50 denari perché comunque sono un po' semi-trasparenti. E ai piedi ho i miei soliti biker di diffusione tessile che ho preso l'anno scorso. Quindi questo è il look di oggi, mi sa che completerò il look con cappottino nero e sciarpa nera. Poi ho la borsa in realtà di Miu Miu, la bow bag, che dà insomma un tocco di colore. Ci vediamo domani. Buongiorno ragazze, outfit of the day. Allora, intanto questo è il trucco, questo brufolo che boh, è spuntato e non se ne vuole andare, nonostante i miei vari impacchi, è sempre lì. E oggi ho i capelli legati perché onestamente ieri sera non ho avuto tempo di lavarli e quindi insomma quando sono un po' lì lì io ovviamente li lego perché non mi piace andare in giro con i capelli sporchi. Il trucco è sempre il solito, come orecchini ho messo questi cerchietti molto carini di Carion Bijou, che è una ragazza torinese che fa dei gioielli molto molto carini. Vi lascio appunto il suo contatto qua sotto nel box informazioni. E sulle labbra, come al solito, il numero 15 di Maybelline, che come sapete è il mio preferito. Gli accessori ho cercato ove possibile di mettere il dorato, visto che appunto gli orecchini sono dorati, quindi ho messo il casio dorato, in realtà per il resto sempre i miei soliti accessori. Passiamo all'outfit. Allora, oggi indosso in realtà appunto l'outfit è ben finito perché è un semplice vestito da circa 2 o 3 anni e devo dire mi piace un sacco. Purtroppo non è di marca, quindi non ha logo. L'ho comprato in un negozietto vicino a casa dei miei appunto 2 o 3 anni fa, ma tra l'altro mi sa che il negozio nel frattempo ha anche cambiato gestione ed è appunto fatto così. Mi piace molto qua sopra il collo perché non ho vestiti fatti di poliestere, insomma questa simil seta fatti così col collo alto e quando inizia a far freddo insomma non mi dispiace. Anche se in realtà è un vestito che indosso molto volentieri anche in primavera senza calze con gli stivaletti, visto che appunto non volevo mettere maglioni sopra per coprirlo, ma ovviamente solo questo avrei avuto freddo, ho messo sotto una maglietta a maniche lunghe che poi appunto se avrò caldo in ufficio mi tirerò sulle maniche di modo che si veda solo il vestito con la manica a tre quarti, se no rimane così che sembra quasi il vestito fatto così. Appunto il vestito è fatto così, sul fondo ha questo bordo nero, per segnare il punto vita perché altrimenti rimarrebbe un po' a stacco. Ho messo questa cinturina la mia cinturina di Gucci che appunto riprende sempre il dorato e ai piedi, vabbè, calze nere, ai piedi ho messo questi stivali che non so se li vedete ma sono lamé multicolor con questo tacco un po' particolare che ho comprato da Zara lo scorso anno o 2 anni fa addirittura nei saldi. Vedete, il tacco è molto particolare, però dato che il vestito ha molti colori, secondo me ci stavano, anche perché in realtà ad un primo impatto sembrano neri, poi in realtà non lo sono. Ecco qua, quindi questo è l'outfit of the day. Ciao! Buongiorno ragazze, questo è il look of the day. Oggi ho fatto i capelli mossi, ma un po' di corsa, quindi sono perfettamente contenta del risultato. Vabbè. E, trucco sempre il solito.
ho messo sulle labbra il numero 15 di Maybelline. Come orecchini sono andata molto sul soft, ho messo questi classici punti luce, molto soft, perché come vedete ho una collana abbastanza importante. Questa è una collana di Sere Kuhn, una ragazza di Torino, ve la ricorderete perché già l'anno scorso insomma avevo indossato alcuni suoi gioielli, una mia amica Serena, e tra l'altro insomma farà un evento la prossima settimana qua a Torino, e quindi insomma ho qualche sua collana da indossare in questi giorni, e questa mi piace un casino, cioè è stupenda. Vi faccio vedere l'outfit di oggi. Allora, proprio per dare risalto alla questa meravigliosa collana, che è appunto rossa con queste stelle in glitter argento, volendo ci sono anche gli orecchini abbinati, ma ho preferito fare un pezzo alla volta, sono andata su un total black sopra, e jeans chiari e insomma di nuovo nero sotto. Allora, qua sopra ho questa maglia che è di Zara, è a maniche corte e come si dice? Pieghettine? No, si dice, vabbè. Avete capito? Un po' la me fa parte di un set che io possiedo sia in nero che in color sabbia, in cui c'era sia la maglia che il pantalone culotte. Forse l'avevo indossato questa primavera e in tante mi avevate chiesto dove l'avessi preso, e di 2 stagioni fa, quindi non lo trovate più, però la maglia è molto carina. Ovviamente i pantaloni adesso non li posso indossare perché mi arrivano poco sotto il ginocchio, però la maglia la utilizzo ancora. E poi ho questo cardigan in lana di Intimissimi di un sacco di anni fa, che volendo si può chiudere, però appunto io lo lascerò aperto proprio per dare risalto alla collana. E insomma mi piace molto. I jeans sono sempre loro, che dire, sempre gli straight di Stradivarius. Io questi li ho comprati almeno un paio d'anni fa, però, e li possiedo scuri, bianchi, neri, insomma in tutte le varianti, ma li potete trovare insomma non so se ancora da Stradivarius, però comunque sicuramente da Bershka, insomma in giro è un tipo di un modello di jeans che riuscite a trovare. Si chiama straight perché ha vita alta ma rimane morbidino e sfilacciato sul fondo. Ai piedi sempre loro, lo saprete, che sapete che adesso diventano i protagonisti dei miei outfit, ossia gli stivaletti di fusione tessile, che erano delle mini borchiette sulle punte, e ho messo questi calzini di Calzedonia abbastanza lunghi perché fa freddino. Ok, questo look completerò con un cappottino nero, credo, e la mia borsa di Miu Miu Bow Bag, perché è la borsa del momento. Ciao! Buongiorno ragazze, questo è il look di oggi, che indosserò oggi. Ho fatto i capelli mossi, devo dire che sono venuti bene questa volta. Il trucco è sempre il solito, ho messo anche un po' di liner, sono 2 o 3 giorni che ho riscoperto le liner. Sulle labbra sembra il numero 15 di Maybelline. Come orecchini indosso questi cerchietti tutti tempestati di perline, che sono di Carion Bijou, una ragazza di Torino che fa dei gioielli molto carini, ve lo scrivo qua sotto, e vi lascio al resto del look. Ecco qua il look, devo dire, è piuttosto semplice, nel senso total black, stacca solo questa gonna maculata. Sopra ho questo golfino, tra l'altro non è pesantissimo, ma in ufficio da me fa veramente caldo, per cui mi porterò anche una sciarpona nell'eventualità in cui facesse freddo, ed è un maglioncino appunto con questa balzetta che avevo comprato da Zara almeno 2 o 3 anni fa nei saldi, pagandolo poco niente. Poi ho questa gonnellina a plissettata maculata, che è in una lie, in una lie, l'avevo comprato, me l'ha regalata per Natale l'anno scorso mia sorella, perché faticava a trovare una gonna così, l'avevamo poi trovata a Sanremo appunto da una lie. Sotto ho dei collant 50 denari dovrebbero essere, e i miei soliti stivaletti di fusione tessile in trend, che adoro. Infatti mia madre l'altro giorno mi ha detto: ma se ti piacciono così tanto magari compriamone un paio simili, di modo che almeno non usi sempre solo quelli. Magari lo farò. Sopra credo che metterò appunto uno sciarpone nero e un cappottino, niente di che, e la borsa di questo periodo è la mia Bow Bag di Miu Miu. Quindi ci vediamo domani, ciao! Buongiorno ragazze, ultimo video della settimana, vi mostro come mi sono vestita. Il trucco è sempre il solito, anzi devo mettermi ancora un po' di blush, numero 15 Maybelline. I capelli in realtà stamattina non li ho ripassati, ma ho dormito con i capelli legati, c'è ancora questo effetto mosso, per cui li lascerò così. Come orecchini ho questi orecchini che sono i miei orecchini del cuore, e quindi appunto sono i miei orecchini portafortuna.
una, non degli orecchini che appartenevano a mia nonna, sono anche gli stessi, quindi è stato il giorno del mio matrimonio, e vi mostro come mi sono vestita oggi come accessorio. Lei la mia nuova spilla di Chanel, e vi faccio vedere meglio l'outfit. Allora, ho indossato questo vestito, purtroppo scusate è un po' buio, che è un vestito diciamo con la manica corta, molto semplice, nero, sotto la gonna plissata di mango della scorsa stagione, e sopra appunto ho messo questo maglione che in realtà fa molto Natale, perché appunto è bordeaux un po' sberluccicante che di Bershka, ma appunto volevo mettere la spilla di Chanel e appunto ho creato questo look così. Ai piedi ho sempre l'oro, gli stivaletti di In Trend, di Diffusione Tessie, ma appunto credo che a breve ne acquisterò un paio simili, perché altrimenti utilizzo sempre solo questi. Qua sopra metterò un cappottino nero e la sciarpa nera, quindi in realtà un outfit abbastanza semplice. Noi ci vediamo con prossimi video, fatemi sapere quale di questi outfit è il vostro preferito e seguitemi anche su Instagram, mi raccomando. Ciao!